Buongiorno a tutti, mi vedete con la stessa mise, ma perché sto registrando a raffica dei video. Allora, oggi mi è arrivato l'ultimo pacco del mio Black Friday. Premesso che ho comprato qualcosina la settimana prima del Black Friday, perché? Perché avevano già iniziato a fare degli sconti lancio e ho approfittato subito. Sul sito Pinalli ho approfittato di un 33% di sconto e ho acquistato due fondotinta che mi incuriosivano tantissimo. In realtà li avete visti in action negli ultimi video e io ancora non li ho capiti bene al 100%, però diciamo che un'idea generale me la sono fatta. Ho preso l'Essentiel di Guerlain, che è un fondotinta gioiello, vedete si presenta con questo pack lussuosissimo. Ha una texture luminosa, levigante, molto molto leggera, SPF 20 e ha una tenuta fino a 16 ore. Non mi si lucida tantissimo se utilizzo una cipria un po' più asciuttina e ciononostante comunque l'effetto sheer, l'effetto luminoso e levigato c'è sempre. Poi ho preso sempre sul sito di Pinalli questo fondotinta di Laura Mercier, il Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation, che è un fondotinta più o meno dallo stesso finish, quindi luminosità, levigatezza. Un po' più la tipologia di fondotinta anti-age o per pelle tendente al secco, quindi perfetto per una pelle mista ma che tende a essere secca. E ho preso, ma non riesco a trovare qui sul mio beauty, anche il correttore della stessa linea, che però devo dire la verità non mi sta piacendo tantissimo. Mi hanno riempita di campioni al primo ordine, al secondo ordine che ho fatto non mi hanno mandato manco un prodotto. Il primo ordine fatto su questo sito l'ho fatto con la palette di Mulac, questa qui, la MILF, e l'ho pagata pochissimo, meno sui 25 euro. Praticamente c'era un super sconto e dove si poteva aggiungere anche lo sconto dell'iscrizione, insomma l'ho pagata veramente poco e l'ho utilizzata anche già per parecchi make-up. La utilizzerò ulteriormente. Il colore che mi piace di più è MILF, che è questo qui, che è un pazzesco. Quello che mi piace di meno è questo verdone, però state attenti perché prossimamente, se vi può anche interessare, fatemelo sapere. Farò un video specifico con questa palette. Io ho una cugina, ho la fortuna di avere una cugina che lavora in L'Oréal, in realtà per un'azienda gruppo L'Oréal. Circa due volte l'anno fanno delle svendite molto molto alte, dove svendono tantissimi prodotti che in realtà o sono collezioni limitate passate, quindi magari che hanno solo il pack esterno differente dalla linea permanente, o sono prodotti leggermente difettosi. È un sito particolare dove si può acquistare solo su invito, quindi io ho questo invito che ogni volta che fanno la svendita mi invitano e io partecipo e ho approfittato di tantissime cose perché per dire molte di queste purtroppo molte cose le ho messe in carrello e mentre pagavo finivano, cioè prezzi che non sto qui a dirvi ma lo potete immaginare. Allora, Urban Decay, ho preso queste matite qui che sono favolose, labbra e occhi, per dire c'era anche la nera ma è finita in un nanosecondo, e due matite sopracciglia che già ho utilizzato e veramente sono fantastiche, sono dalla Mina Sottile, un po' come quelle di Nabla, quelle di Anastasia Beverly Hills, e dall'altro lato c'hanno il pettinino. Poi ho preso la Naked Flushed, che se non sbaglio è uscita una nuova adesso, questa qua, che tra l'altro mi è arrivata leggermente rottina qui, però vabbè, una cosa minima. Vedete così? E signore e signori, l'ho pagata pochissimo, quindi l'ho presa subito. La Naked Cherry, la palette da tutti questi toni del viola molto molto particolare che io ho sempre tentennato a acquistare perché non sono una grandissima amante delle Naked, principalmente per il pack che è troppo massiccio, plasticone, non so. E poi credo che negli anni, secondo me, gli ombretti di Urban Decay si siano un pochino persi. Però, ad esempio, l'ultima, quella che una di voi mi ha regalato, mi è piaciuta tanto. Tantissimo, come si chiama? Quella che è uscita quest'estate, molto molto bella. E poi non lo so, questa qui mi attraeva tantissimo. C'era anche la Gold, costava un po' in più, ma ho evitato perché non lo so, non mi attraeva. Poi, signore e signori, di Yves Saint Laurent. Poi di Yves Saint Laurent ho preso il fondotinta, questo qui che tra l'altro mi è anche cascato a terra, tipo gli occhi addosso. Vedete che si è rotto, però vabbè, diciamo che sta
in piedi per miracolo. È un fondotinta a lunghissima tenuta, la colorazione che ho io è la B20. L'ho utilizzata in uno degli ultimi video, levica tantissimo la pelle ed è super super leggero, modulabile, quindi uno di quelli che tende ad asciugarsi, meraviglioso. Non trovo le cose. Poi ho preso un primer in cialda, sempre di Yves Saint Laurent, che ho utilizzato sempre in uno degli ultimi video insieme al fondotinta di prima, che ha questa texture siliconica però molto leggera, che quando va a contatto con la pelle diventa veramente compatta e uniforme, diciamo i pori dilatati veramente si vedono pochissimo. Poi blush illuminante, che in realtà dal sito sembrava più bello, dal vivo vedo troppo biancore, sempre di questa collezione limitata, vedete, con questo logo particolarissimo. Altro fondotinta mi ero dimenticata, questo qui, che è un po' più idratante, effetto luminoso, diciamo sempre uno adatto per pelli da normali a secche, e è il Touche Éclat All in One Glow. Il colore che ho io è B20, che in realtà rispetto al B20 di quest'altro colore è un pochino rosato. L'ho provato sulla pelle, però dopo mi sono struccata subito perché dovevo farmi la doccia, quindi l'ho provato un attimino prima di farmi la doccia, quindi alla fine il colore si uniforma perfettamente col mio, quindi il mio colore è proprio di Yves Saint Laurent, il B20. Ed infine, con questo pack bellissimo, fantastico, la Terra, che sempre mi avete visto utilizzare in uno degli ultimi video, che è meravigliosa, è una terra bronzer sicuramente adatta per l'estate, la vedo proprio perfetta per l'estate, per l'inverno magari solo per scaldare il make-up. Me le sparo subito perché devo spararmele subito. Ho preso con il 40% di sconto, perché c'era il 30% sul sito ufficiale più il 10% aggiuntivo con un codice, due palette grandi di Pat McGrath, pagandole veramente pochissimo rispetto al loro prezzo di listino, e io avevo solo la 5. E niente, se siete delle appassionate come me di make-up, se siete delle truccatrici, dovete assolutamente provare i suoi ombretti. Allora, questa è la Mothership numero 2, vedete che c'ha questo pack col verde bellissimo che non riuscirò mai a buttare. Il colore, il quad, questo quad qui è sempre quello più particolare e vedete che c'è questo verde olografico, verde chiaro, verde scuro, anche questo è un colore particolarissimo. E poi abbiamo i matte e i satinati al centro, vedete che questi ombretti qui hanno questa grana irregolare e non so se sono pressati male in realtà, ma tutti gli ombretti particolari di Pat hanno questa granula differente. E poi ho preso questa che mi ha affondato il cuore, è stupenda, è la Rose, però la 2, questo è il pack esterno. E qui abbiamo un colore olografico, questo, che ha un fondo di prugna, ma anche un verde, vedete? Verde, rame, oro, non so esprimerlo. Anche qui quad particolare, matte, satin. Poi, non per il Black Friday, ma già che ci sono, voglio mostrarvele. Ho preso a prezzo pieno per paura che diventavano sold out, visto che l'anno scorso sono diventate poi sold out, i quad che ha fatto Pat per Natale. Nello stesso ordine ho preso anche la palettona, questa qui che sicuramente mi avete visto utilizzare in qualche video recentemente, che è quella un po' più economica che ha creato in cartone, che io preferisco, devo essere sincera, però in linea generale i prodotti, cioè gli ombretti che sono all'interno, non sono i tipici di Pat. Questa è meravigliosa, c'è questo blu che vedete, è specchio. In realtà è un applicato in poche quantità, può essere un punto luce o un semitrasparente. Questa l'ho utilizzata proprio in un video, questo parla da sé. Vedete che cos'è? Ed infine questa che in realtà io non preferisco perché vedete che sono tre colori molto chiari. Questo è il più particolare, sempre da questa texture super avvolgente, luminosa. Vedete che è stupendo, sicuramente. Quindi, finiti questi prodotti che costano 1 miliardo, passiamo a un altro miliardo. In una profumeria che sta abbastanza vicino casa, hanno fatto una svendita totale di molti prodotti perché il punto vendita chiudeva. Quindi, praticamente sono andata
che ho fatto man bassa e ho comprato diversi prodotti Garlanna. In primis vi mostro questo gioiello che sicuramente avete visto nell'ultimo video. È una cipria che era di edizione limitata, ma l'ho vista online, ancora in vendita in tantissimi siti. È una cipria super super sottile, c'ha questa texture leggerissima, impalpabile, veramente particolarissima. Io non ho mai provato niente del genere. Vedete che dovete anche, diciamo, fare fatica a prenderla. E non l'ho provata solo una volta con voi e l'ho utilizzata infatti in questa parte qui del trucco. Pesa, quindi da collezione sicuramente, molto molto bella. Poi mi direte, Simona, tu sei una truccatrice, sicuramente avrai provato la terracotta di Garlan. Io ho preso questa qui, che era la Thalia Island, enorme. È una terra bronzer, quindi un po' tutte le terracotta di Garlan sono bronzer. Inutile dirvi quanto profumano questi prodotti, veramente, non so se è lusso puro all'ennesima potenza, meravigliosa, non vedo l'ora di provarla. Stessa cosa, io non ho mai provato, e non mi vergogno a dirlo, le meteore, che sono queste perle che fa solo Guerlain, in tantissimi colori e tantissime texture. Poi ho preso sempre, ce n'erano tante, quindi ho dovuto fare una cernita. Le confezioni qui sono sempre di edizione limitata, sicuramente, cioè perché a terra aveva parecchi prodotti di edizione limitata. Mi ricordano molto, queste sono proprio di fiori, di rose, insomma, mi ricorda molto la mia infanzia. Poi ho preso questo qui che mi incuriosiva tantissimo perché è un cushion, cioè praticamente c'ha la spugnetta e c'ha sempre le meteore, ma si va a picchiettare, si prelevano, sono umide. La cosa particolare è che sono umide e si possono applicare pre-makeup, un po' come se fosse una base reidratante e illuminante, fatta sempre le meteore. L'unica cosa è che è plastica, completamente plastica. Poi quest'altra che sono sempre le meteore, però versione pressata, come se fossero una sorta di cipria illuminante sempre, dalla colorazione sicuramente chiara, un po' uniformante perché ci sono vari colori. Ed infine di Guerlain ho preso il fondotinta in stick, sempre nella colorazione. Questa qui è una colorazione light, Claire Light, è molto sottile al tatto, super fresco. Un altro brand che ho provato nel corso della mia carriera poco è Givenchy. Givenchy, ho provato ombretti, ho provato una cipria che ho riacquistato adesso perché mi era terminata. E sempre questo negozio aveva messo tantissimi saldi e ho preso la cipria che vi ho nominato prima, è questa in polvere libera, super super leggera, veramente pazzesca, perfetta per una pelle da normale, mista, secca, nel senso non secca eccessivamente, universale, è la cipria universale per eccellenza secondo me, affina la grana e la pelle, l'unica cosa è non applicarne troppa perché è un pochino sbianca e ho visto che le fanno anche di varie colorazioni. Poi ho preso un fondotinta, questo, che se non erro adesso hanno cambiato la confezione. Ho preso Y205, sempre dalle texture idratante, però a lunghissima tenuta. Diciamo che loro assicurano un 24 ore di comfort, quindi sempre morbido sulla pelle che non segna. La copertura da media ad alta, lo proveremo insieme. E della linea Prism Visage ho preso questo. È un quad che dà luce al viso, che va a scolpire tramite le due terre sottostanti. Ho preso la colorazione più chiara, perché le altre mi convincevano meno. Lo devo ancora provare. Ho visto ottime recensioni, quindi l'ho preso al volo. Questa è una crema molto particolare perché si può applicare sia sul viso che sul contorno occhi. La versione che ho preso io è la 15 ml, c'era anche una un po' più grande da provare perché io ad oggi non ho mai trovato un prodotto che potesse andare bene sia per il viso che per il contorno occhi, quindi secondo me se funziona è una genialata perché difficilmente i prodotti per il viso sono adatti anche per il contorno occhi e viceversa. Niente, io ho finito, sono 3000 prodotti, sicuramente un po' più costosi, io approfitto sempre del Black Friday per farmi una coccola in più, per regalarmi quel prodotto che solitamente non posso permettermi. Ho speso relativamente comunque
tanto. Sono consapevole di questo, sia per quanto riguarda il periodo, sia per quanto riguarda, diciamo, questo periodo storico, sia per quanto riguarda le mie finanze. Però diciamo che per il momento è finita, se ne parlerà sicuramente con l'anno nuovo, ossia tra una ventina di giorni, scherzo. Niente, io spero che questo piccolo video haul vi sia piaciuto e vi sia stato di ispirazione per i vostri acquisti. Vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.